Cari sorelle e fratelli, buongiorno e buona festa. Celebriamo l'Epifania del Signore, cioè la sua manifestazione a tutti i popoli, impersonati dai magi. Essi sono dei saggi ricercatori che, dopo essersi lasciati interrogare dall'apparizione di una stella, si mettono in cammino e giungono a Betlemme. E lì trovano Gesù con Maria sua madre, si prostrano e gli offrono oro, incenso e mirra. Uomini sapienti riconoscono la presenza di Dio in un semplice bambino, non in un principe o un nobile, ma in un figlio di povera gente, e si prostrano davanti a lui adorandolo. La stella li ha condotti lì, davanti a un bimbo, e loro nei suoi occhi piccoli e innocenti colgono la luce del creatore dell'universo, alla cui ricerca hanno dedicato l'esistenza. È l'esperienza decisiva per loro e importante anche per noi. In Gesù bambino infatti vediamo Dio fatto uomo, e allora guardiamo a Lui meravigliandoci della sua umiltà. Contemplare Gesù, restare davanti a Lui, adorarlo, non è perdere tempo, ma dare senso al tempo. Questo è importante, eh? Lo ripeto, adorare non è perdere il tempo, ma dare senso al tempo. E ritrovare la rotta della vita nella semplicità di un silenzio che nutre il cuore. E troviamo anche il tempo per guardare i bambini, come i magi guardano Gesù. I piccoli che pure ci parlano di Gesù con la loro fiducia, la loro immediatezza, il loro stupore, la loro sana curiosità, la loro capacità di piangere e ridire con spontaneità, di sognare. Dio si è fatto così, bambino, fiducioso, semplice, amante della vita. Se staremo davanti a Gesù bambino, in compagnia dei bambini, impareremo a stupirci e ripartiremo più semplici e migliori come i magi. E sapremo avere sguardi nuovi, sguardi creativi di fronte ai problemi del mondo. Chiediamoci dunque, in questi giorni ci siamo fermati ad adorare? Abbiamo fatto un po' di spazio a Gesù nel silenzio, pregando davanti il presepe? Abbiamo dedicato del tempo ai bambini, a parlare e a giocare con loro? E infine, riusciamo a vedere i problemi del mondo con lo sguardo dei bambini? Maria, Madre di Dio e nostra, accresca il nostro amore per Gesù bambino e per tutti i bambini, specialmente quelli provati da guerre e ingiustizie. Angelus Domini, nunc habet Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut divini et jamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, 60 anni fa, proprio in questi giorni, il Papa San Paolo VI e il Patriarca Ecumenico Atenagora si incontrarono a Gerusalemme, rompendo un muro di incomunicabilità che per secoli aveva tenuto lontani cattolici e ortodossi. Impariamo dall'abbraccio di questi due grandi della Chiesa e andiamo avanti sulla strada dell'unità dei cristiani, pregando insieme, camminando insieme, lavorando insieme. E pensando a quello storico gesto di fraternità compiuto a Gerusalemme, preghiamo per la pace in Medio Oriente, in Palestina, in Israele, in Ucraina, in tutto il mondo. Tante vittime delle guerre, tanti morti, tanta distruzione. Preghiamo per la pace. Esprimo la mia vicinanza al popolo iraniano, in particolare ai familiari delle numerose vittime dell'attacco terroristico avvenuto a Kerman, e a tanti feriti e a tutti coloro che sono colpiti da questo grande dolore. L'Epifania è la giornata dell'infanzia missionaria. Saluto i bambini e i ragazzi missionari del mondo intero. Le ringrazio per il loro impegno nella preghiera e nel sostegno concreto all'annuncio del Vangelo e in particolare alla promozione dei ragazzi nelle terre di missione. Grazie, grazie tante a voi. Accolgo con gioia i partecipanti al corteo storico folcloristico che quest'anno è dedicato al territorio della valle del fiume Tevere, ai suoi valori umani e religiosi. Saluto i fedeli venuti dalla Germania, i giovani del movimento Tra Noi, gli amici della storia e delle tradizioni di Carovilli, il gruppo Avis di Paderno Franciacorta, ed estendo la mia benedizione ai partecipanti al grande corteo dei Re Magi che si svolge a Varsavia e in tante città della Polonia. E a tutti voi auguro una buona festa dell'Epifania. Continuate per favore a pregare per me e andate avanti, coraggiosi. Il Signore vi benedica. Buon pranzo e arrivederci.